Io avevo deciso, entrando appena alla Corte, sul tema delle carceri sovraffollate, ma non avevo ancora visto cosa vuol dire essere in 14 in uno spazio destinato a 4. È stato un incontro all'insegna delle riflessioni sui temi della democrazia e dei diritti, quello andato in scena nella sede di Palazzo Mezzi del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Luigi Vanvitelli, con protagonisti il presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato e l'editorialista della Stampa Donatella Stasio. L'appuntamento, introdotto dai saluti istituzionali del direttore del Dipartimento, il professor Raffaele Picaro, ha visto una prima fase di interventi da parte di dottorandi e dottori della facoltà, che partendo dal volume Storia dei diritti e di democrazia, scritto a quattro mani da Amato e Stasio e pubblicato un anno fa, hanno esposto ai tantissimi presenti le proprie riflessioni sulle tematiche trattate e posto domande ai due autori. Si è parlato di comunicazione e nuove tecnologie, di eutanasia e di ergastolo ostativo, tutto partendo da una riflessione primaria, quella della lezione impartita dall'esperienza di Afragola, dove per la prima volta la Corte Costituzionale si era avvicinata alla società civile in un confronto diretto e senza filtri tra l'allora presidente Paolo Grossi e 500 studenti adolescenti delle scuole della Terra dei Fuochi. Un'esperienza fondamentale che si è poi evoluta negli incontri della Corte nelle carceri, la cui lezione è riecheggiata nelle aule del Dipartimento di Giurisprudenza della Vanvitelli, il luogo più adatto per porsi delle domande e cercare delle risposte, ha sottolineato il presidente Amato. Il discorso sulla Corte, sul ruolo che essa assolve a garanzia di diritti e libertà, tanto più difficili in un tempo nel quale la loro stessa definizione è magmatica, quel ruolo è essenziale e allo stesso tempo messo in discussione. Un dipartimento di diritto, di giurisprudenza, è in fondo il luogo più adatto, se non solo per porsi le domande, anche per trovare le risposte.